Siamo pronti a shoppingare un nuovo airport. Facciamo shopping oggi e scegliete voi. Sono a metà percorso di Tiger e non ho ancora preso niente. Com'è possibile? Diciamo che ho preso pochi vestiti, eh. Adesso devo provare tutto. Ce la posso fare? Forse. Ho fatto la prima scelta. Questa maglietta è molto carina. Dobbiamo solo scegliere il colore. Voi che dite? Cioè, adesso vedremo quale sceglierete su Instagram. Speriamo questa. Sì, mi piace di più. E adesso valutiamo i jeans. Non lo so, non lo so se mi stanno bene. Che ne dite? Jeans ciliegia, guardate che belli ragazzi, sono bellissimi. Ho il mio tallone di fuori, che sennò come faccio? Devo aprire, chiudere, aprire, chiudere. Ah, cioè mettere, togliere, mettere, togliere. Comunque poi c'è questa camicetta che devo un po' chiudere qui, ma è comunque troppo carina. Vedremo che sceglierete. E intanto i miei capelli sono diventati dei capelli da pazza. Sono esausta, aiutatemi vi prego. Guardate, questo vestitino piace tanto a mia mamma, non so. Comunque questi sono i vestiti approvati o in fase di approvazione. E questi sono i vestiti scartati. Poi ci sarebbe questo qui che non so se provare. Questa, anche questa è da provare, non so se l'accettano. E poi c'è un pigiama che probabilmente prenderò comunque. Adesso mi metto i miei vestiti e basta, vado a pagare, aspetto 2 minuti, il tempo che scegliete, vado a pagare, poi vi faccio vedere tutto quanto. Mi avete fatto spendere 200 euro, 200 euro mi avete fatto spendere. Avete detto in pratica tutto sì, tranne magari quando vi dicevo scegliete tra questo e quello, e allora lì dovevate scegliere tra uno e l'altro, ok. Ah no, aspetta, anche in quel caso ho preso tutte e due le cose. Dei monelli, vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato e indossato. Questi jeans, ta-da, 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 mi piacciono tanto, sono tipo lilla, sì, lavanda, sono bellissimi, non li ho mai avuti così colorati, quindi approvo, grazie mille. Questa posso anche metterla così. E questi jeans, li adoro, sono bellissimi jeans ciliegia si chiamano ragazzi, e sono molto belli. E qui avete scelto tra questo colore e un altro, appunto questo, mentre i jeans questi di qua, cioè, hanno avuto una percentuale bellissima perché sono troppo belli con le ciliegie, si vedono le ciliegie. Mi riesco a muovere. Sono finita. No. Andiamo al prossimo acquisto. La gonna è mia, la maglietta no. Cioè adesso sì, adesso è mia. Comunque l'avete scelta voi. Vi piace? A me piace tanto, è un po' larghina devo dire, ma vabbè, si può adattare, dai, l'ho stretta anche di qua perché è un po' scollatina, ma dettagli, alla fine c'erano gli sconti, quindi che fanno, ne approfitti, ne approfitti. Che bello fare shopping, shopping con te. Non è una gonnellina da danza classica, però è molto carina. E sembra in effetti come taglio quelle da danza classica che si leggono qui. Sono felice perché mi piace anche questa, guardate. Ha la trama con i fiorellini e i cuoricini. I fiorellini e i cuoricini! Ma stiamo scherzando?
è così a portafoglio ed è molto sbarazzina e mi piace tanto. E c'è anche un'altra gonna, guarda questa, che pensavo di non prendere, ma appena ho provato il completo, perché c'è anche la maglia. Ve lo faccio vedere subito. Anzi no, devo fare un altro ingresso. Questa è spagnola, ma vabbè, fa niente. È molto brasilero questo completo, direi. Poi con la treccia direi che ci sta anche bene, ma con i capelli fluenti secondo me anche di più. Quindi è questo, ragazzi. Ho detto su Instagram, secondo voi è un po' too much? Cioè è troppo, oppure lo approvate? A parte i capelli che mi hanno abbandonata, è troppo, cioè tipo too much oppure approvate? Too much o approvate? Ditemi. E molti di voi lo hanno approvato, quindi grazie, perché a me piace tanto. Poi questo tipo di gonna mi piace davvero tanto perché è leggera, quindi estiva, bellissima. Non è detto che devo per forza metterla sempre così, anche il top lo posso mettere con un jeans, però così è proprio bello. Questo è facciamo i trend di TikTok adesso. Va bene, basta, vi faccio vedere il resto. Eccolo qua. Allora, devo dire che per questo vestitino c'è stato un po' un problemino. Cioè, quando l'ho acquistato era al 50% con l'altro che vi farò vedere. Adesso invece, se lo vado a rivedere, forse ha vinto questo, non lo so. Ma comunque vale in quel momento, perché dovevo pagare. Quindi li ho presi tutti e due. Eravate indecisi fino all'ultimo. Allora, faceva così: 49%, 51%, 50% e 50%, poi il contrario. Non sapevate decidervi, quindi ho detto va bene, li prendo tutte e due. Evviva, evviva. Quindi niente, li ho presi tutte e due. Cosa c'è scritto? Los Angeles, California. Partiamo! Tu tu tu! Na 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 na. Questo è l'altro competitor dell'altro vestito. E sì, questi due li ho presi tutti e due, perché voi non sapevate decidervi, quindi non è colpa mia. Ecco. Vabbè, è un vestito nero semplicissimo, però come se fosse una polo, così semplice semplice, quindi molto efficace. E vi faccio vedere subito i prossimi due capi, ultimi capi. Anche questi vi ho detto, che faccio? Prendo quello bianco, prendo quello blu o li prendo entrambi? E ovviamente, cosa avete deciso? Entrambi! Facciamo spendere tanti soldi a Cinzia! Ve li faccio vedere qui sopra. Questa è la giacca, c'è caldissimo, io provo le giacche, viva! Sembra un po' un accappatoio da lì. Sì, però col giusto outfit io penso che sia una giacca molto carina, caruccia, caretta. Ora sì che sembra un accappatoio. Andiamo a fare la doccia! Sì, è il pezzo forte all'ultimo, perché ragazzi questo mi piace davvero tantissimo. È una S, io in realtà prendo M, però siccome è un oversize, quindi mi sta, e l'avrei voluta più grande ovviamente, quindi della mia misura, ma va bene anche così, in questa va tipo così. Comunque mi piace anche con il nero, stranamente, sarà che non è un blu notte, è un blu elettrico, quindi sinceramente ci sta anche con il nero. Mi piace, a voi piace? Ditemi di sì, perché mi avete fatto spendere tanti soldini. Detto ciò, magari mi tolgo la giacca perché fa caldissimo. Adesso invece vi saluto e vi mando un bacione enorme, vivi tantissimo e ci vediamo al prossimo video. 10 euro, compratemi a 10 euro, no, valgo così poco. Vabbè, seguitemi su Instagram e TikTok, mi raccomando. Vivi.